Ciao ingegneri e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è l'ultima puntata della nostra serie dedicata alla stampa MJF industriale. Abbiamo visto tutte le fasi di questo processo, dalla progettazione del file alla stampa, raffreddamento, unpacking, sabbiatura. Oggi andiamo ad affrontare l'ultima parte, cioè la colorazione o la verniciatura. Prima di partire però, come sempre, vi ricordo che se vi piace questa tipologia di video di metterci un mi piace, di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutti i nostri video. Se ci siete, andiamo! Il colore naturale dei pezzi stampati in MJF è un grigio, diciamo, grezzo. La superficie può essere trattata in due modalità: o una colorazione per impregnazione oppure una verniciatura superficiale. Ma quali sono le differenze tra i due trattamenti? Partiamo dalla colorazione. Come abbiamo già spiegato in un video precedente, poi trovate il link qui sotto in descrizione, la colorazione è un processo che avviene per impregnazione. In parole povere, il pezzo viene posizionato in un cestello che viene immerso in una soluzione colorante portata ad una temperatura che varia tra i 60 e i 70 gradi e lasciato sempre per un tempo variabile a seconda della conformazione, della dimensione e del materiale con cui è stato creato il pezzo. Questo processo ha il vantaggio di non creare spessore sulla superficie del pezzo, lasciando quindi inalterate le dimensioni dell'oggetto. Ma quali colori sono disponibili? Beh, Henry Ford sosteneva che ogni cliente può ottenere una Ford T colorata di qualunque colore desideri, purché sia nero. E anche nella stampa MJF vale lo stesso concetto, con la differenza che in Polydee si può scegliere tra una colorazione nera standard ed una colorazione nera UV resistente. Andiamo a vedere quali sono le differenze fra le due. Il nero standard applica al pezzo una colorazione nera molto profonda, molto adatta a fini estetici. Ha tuttavia il grosso limite di scolorire velocemente se esposta alla luce del sole. Per ovviare a questo limite, proponiamo anche una seconda colorazione, che è sempre nera, ma resistente ai raggi UV, quindi alla luce solare, e quindi può essere esposta anche all'esterno. Al contrario del nero standard, che ha un nero molto profondo, la colorazione UV resistente ha un tono di nero più caldo ed ha il grande vantaggio di mantenere questa colorazione inalterata nel tempo. Per verificare questo aspetto abbiamo anche eseguito un test, di cui trovate il link al nostro sito in descrizione, in cui una coppia di pezzi identici, uno colorato in nero standard mentre l'altro colorato in nero UV resistente, sono stati esposti per 6 mesi alla luce solare diretta. Come potete vedere, un pezzo, cioè quello colorato in nero standard, ha perso quasi tutta la sua colorazione, mentre l'altro invece ha mantenuto il colore iniziale. Passiamo ora invece a parlare della verniciatura. Al contrario della colorazione, la verniciatura è un trattamento superficiale che applica sul pezzo un leggero strato di vernice nell'ordine di qualche decimo di millimetro. Le quote dimensionali dell'oggetto subiscono di conseguenza una variazione, quindi attenzione quando ci sono sul pezzo particolari e dettagli molto piccoli. La verniciatura viene eseguita con un processo industriale a spruzzo, in cabina ad aspirazione controllata, e viene utilizzato uno smalto poliuretanico bicomponente che garantisce ottima resistenza sia ai graffi che alla corrosione. Anche in questo caso, quali colori sono disponibili? Beh, come sosteneva invece il signor Volkswagen, chiunque può ottenere una Polo Benetton di qualsiasi colore, purché sia colorata. La verniciatura infatti permette di spaziare su una gamma molto ampia di tinterale e quindi ognuno può scegliere la tinta che preferisce. Bene, con questo video si conclude la nostra mini serie dedicata alla stampa MJF. Speriamo innanzitutto di avervi chiarito qualche dubbio e di essere stati utili a darvi qualche informazione in più su questa tipologia di stampa. Come sempre, ci vediamo alla prossima e buona stampa 3D!